consigliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: siate pronti con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Abbiamo ascoltato nelle letture di questa mattina due temi importanti. Il primo, che Gesù col suo sangue ci ha liberati dal peccato e ha fatto di due popoli uno solo, cioè l'antica alleanza e la nuova alleanza ora si concentrano, si sintetizzano in Gesù. E quindi per mezzo di Lui possiamo presentarci gli uni e gli altri al Padre in un solo spirito. Che bello! Lo spirito di chi crede alla fine è uno, perché una è la grazia, uno è il Salvatore e di tutti è il premio della fede che abbiamo conservata, custodita. Allora non siamo più stranieri, non siamo soltanto ospiti, ma siamo concittadini dei santi e familiari di Dio. Concittadini dei santi perché i santi abitano nella Gerusalemme celeste, nella città eterna, dove non arrivano né lutti, né guerre, né timore, che invece sulla terra ci sono continuamente. Allora, concittadini dei santi, saremo concittadini di San Paolo, di San Pietro, di San Francesco, Padre Pio, che bello. E poi familiari di Dio. Quanto è bella questa espressione, familiare di Dio significa che facciamo parte della sua famiglia, poi tutti insieme rappresentiamo, costituiamo una immensa moltitudine, una città, familiare di Dio perché Dio è padre, noi siamo i figli, e beh, quale familiarità più intima, più grande? Familiari di Dio perché somiglieremo perfettamente a Lui nella santità, nella beatitudine e nella gloria. E allora potremo parlare con Dio come un figlio parla con suo padre, potremo chiedergli perdono se abbiamo sbagliato. Possiamo confidentemente chiedergli aiuto per non sbagliare. Questo riguarda il nostro rapporto con Dio nel tempo. Poi, come vi dicevo, c'è la beatitudine dei figli di Dio che si sono salvati e insieme hanno edificato sopra il fondamento degli Apostoli del Nuovo Testamento, sul fondamento dei profeti dell'Antico Testamento, sulla pietra d'angolo che è lo stesso Gesù. Mai abbastanza mediteremo
questo fondamento della nostra vita cristiana, altrimenti cominciamo anche noi a baluginare, a sbandare, a confondere le idee del mondo che spesso sono suggerite dal diavolo e invece le verità che Gesù ci ha consegnato. Quello che dice Gesù ai suoi discepoli, tre cose: siate pronti con le vesti strette ai fianchi, con le lampade accese. E allora questo essere pronti significa che in qualunque momento il Signore vorrà chiamarci, siamo lì a rispondere: eccomi Signore, siate pronti. Vegliate. Vegliare vuol dire stare svegli anche la notte, come stiamo svegli il giorno. Non possiamo attraversare un periodo di tempo in cui vaghiamo per conto nostro, facciamo tutte le cosine come ci piace, i nostri altarini, le nostre santità fittizie, svalutiamo il sacrificio cristiano e il desiderio di Dio, l'aggiustiamo, lo mettiamo come si mette un vaso di fiori, lo mettiamo da una parte, noi ci muoviamo liberamente, come se ci potesse essere una vera libertà lontana da Dio. Allora questa è la seconda cosa, vegliare. Poi aggiunge Gesù pregando. Vegliamo pregando, non sfaccettando soltanto, ma proprio tenendoci in comunione continua con Lui. Quando sentirete il bisogno della intima comunione col Signore, vi accorgerete che non si può vivere senza pregare. Anzi, lo stesso vivere diventa preghiera, perché tutto fate come a Dio piace e tutto affidate a Lui che amate. Terza cosa dunque è vegliare, pregando. Perché? Ecco, perché abbiate la forza di comparire davanti a Lui, che non accetta equivoci, compromessi, imbrogli di nessuna sorte. Là c'è poco da scantonare, e Lui è sempre la verità assoluta, l'amore totale, il Padre con una paternità divina che noi forse neanche immaginiamo. Io continuamente medito l'abbraccio di Dio. Allora, per riuscirci meglio a capire la dolcezza infinita di quell'abbraccio, penso a Gesù, persona che come noi, un cuore, due braccia, due gambe, la testa, l'amore di un cuore che palpita, ecco, quell'amore che palpita sia la meta da raggiungere e il gaudio da gustare proprio come figli di Dio. Eleviamo al Signore la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci.